Ciao a tutti, con questo video desidero farvi vedere come proteggere i piccoli alberi, in particolare gli agrumi, quelli praticamente piantati in piena terra, dalle forti gelate e dalle nevicate. Ecco, in questo caso, ad esempio, io ho già utilizzato il tessutore antessuto, ma non è servito perché purtroppo gli sbalzi qui sulla Murgia, questo terreno si trova sulla Murgia, sono eccessivi. 5-7 gradi purtroppo mi ha bruciato l'albero, ma col metodo che vi farò vedere sono riuscito a salvarlo. Ecco, e nulla, io in particolare ho costruito delle gabbie con del ferro da 6 mm, le ho saldate, ecco, sono riuscito a saldarlo. E per chi non ha la possibilità, può anche col fil di ferro unirlo e creare questa sorta di gabbia. Ecco, questa gabbia in pratica va infilata sulla pianta senza danneggiarla, ovviamente cercando di non danneggiarla. Io non l'ho raccolta, però vabbè, va bene uguale. Questa va raccolta, sta pianta, diciamo, legandola con un legaccio per l'agricoltura. Però per farvi vedere, ecco qua, fatto il mio terreno, devo dire, si trova sulla Murgia, quindi qui le gelate sono molto frequenti, bisogna un po' salvaguardare queste piante. Ora raccolgo la pianta, cioè era un lavoro che dovevo fare prima, ma lo faccio adesso uguale con un legaccio. Raccolgo, intendo dire che la unisco, no, cerco di unirla il più possibile. Ecco, un attimo che prendo un legaccio, ecco qui. Dunque, ho raccolto, tra virgolette, la pianta con un legaccio e adesso provvedo a infilzare la gabbia nel terreno con un martello. Ecco. Ecco qui. Bastano una decina di centimetri. E quindi, aiutandomi con un martello, ho infilzato la gabbia nel terreno per circa 10-15 cm. Dopodiché aggiungo alla base del cartone. Vi faccio vedere come. Ecco qui i cartoni. Sono dei semplici cartoni che si trovano qualsiasi supermercato, no? Quelli che usano poi per la differenziata. E in pratica taglio solo un lato del cartone in verticale con il taglierino, in questo modo qui. Questo è già tagliato, giusto per farvi vedere, in modo tale da ricavare, diciamo, da ricavare un cartone che possa avvolgere la gabbia. Ecco qua. Adesso con del nastro da tacchi, questo, copro il perimetro della gabbia alla base dell'albero. Ecco qui. Ecco fatto. Io col nastro ho creato una sorta di aggancio alla gabbia. Non so se potete notare. Ecco, in questo modo qui. E qui. Dopodiché aggiungiamo l'altro pezzo. Ho qui la mille bolle, questa è dell'anno scorso, la sto riciclando in pratica, però ferramenta la trovate anche, io l'ho trovata a 50 centesimi. In ferramenta l'ho trovata a 50 centesimi al metro, quindi la larghezza un metro,
lunghezza a seconda delle esigenze. Però sul web ho notato che in 10 metri di 1000 bolle, dalla 1000 bolle, costa anche molto meno, pochi euro. Ecco, quindi questa qui va fissata alla gabbia partendo dal cartone e creando una sorta di spirale, ecco, facendo dei giri, quindi la spirale a salire, no? Ora vi faccio vedere il lavoro finito, purtroppo devo utilizzare le mani. Ecco qui, quindi fissiamo il lato corto, diciamo, della 1000 bolle alla gabbia e al cartone e avvolgiamo il piccolo albero. Considerate anche la distanza di questa, diciamo, del ferro della gabbia dall'alberello, quindi come potete notare sono circa una ventina di centimetri. E procedo con coprire l'albero qui. Come potete notare sono andato anche con le 1000 bolle, sono andato 20 cm sulla gabbia, questo per far sì che poi possa creare un imbuto in questo modo, ecco, verso la pianta, ecco, in questo modo qui. E ho tagliato l'eccesso perché bastano un paio di giri in questo caso, ecco qua. E adesso provo a fissare la 1000 bolle col nastro, tanto anche se il nastro poi si fa e viene via, potete comunque rimetterlo, non è un problema. E con questo, in questo modo qui, create questo imbuto qui, diciamo, per l'acqua, per l'umidità, eccetera eccetera. Poi se dovesse nevicare, adesso come l'acqua si sa prima, basta legare questo imbuto con un legaccio, se è proprio, ma è brutto vedersi, però vi assicuro che il cartone ha una funzione isolante, ma non so perché, è come si stabilizza il microclima che si crea all'interno di questa gabbia, cioè quando c'è il sole probabilmente crea quel calore necessario per la pianta, e vi assicuro che nulla, funziona. Vi faccio vedere quest'altra, questa è una mini serra che ho creato così in maniera spartana per le mie talee. Come potete vedere godono tutte di ottima salute, ecco qua. E vi assicuro che questo, da quando uso questo modo di coprire le piante, soprattutto i piccoli alberi, in piena terra, vi garantisco che funziona. 4 anni, qualche nevicata e soprattutto gelate, e non ho mai avuto più problemi. Per chi non ha la possibilità di crearsi una gabbia, come col tondino, eccetera, eccetera, basta anche un asse di ferro. Vi faccio vedere come fare. Questo è un piccolo mandarino che ho salvato dal tessuto non tessuto. Cioè, voglio dire, il tessuto non tessuto va bene per quelle piante che, o comunque per quelle zone dove lo sbalzo è di un grado, due, ma non quando arriva anche sotto zero, quindi non va bene il tessuto non tessuto in quelle aree dove la temperatura arriva sotto zero, è difficile che la pianta si salvi, ecco. Quindi io ho un asse di ferro sempre da 6 di un metro, ma va bene anche da 1,5 metri, 2, e alla base gli legate un cartone. In questo caso non è nemmeno il caso di tagliare il cartone, lo infilate per intero e poi create la stessa copertura che ho creato al limone.
Ecco qui, in questo modo qui. Quindi avvolgiamo il nastro per fissarlo là, l'asse di ferro. Ecco fatto. Quindi anche 2-3 giri di nastro per tutto il cartone. Ecco la pianta qui. La raccolgo un po' con le braccia. Ho raccolto la pianta, tra virgolette. Ed ecco qui. Adesso provvedo con la mille bolle riciclata dell'anno scorso. Ecco fatto. Create il famoso imbuto. Ed ecco fatto. Allora, ci dovessero essere delle forti gelate, lo potete chiudere raccogliendo la cima in questo modo. Ecco fatto, imbuto chiuso. Allora, se dovessero verificare forti gelate, purtroppo per quanto riguarda in quei posti dove nevica tanto è necessaria la gabbia, come ho fatto vedere prima nel primo diciamo, sistema, perché qui in questo caso la neve si accumulerebbe e potrebbe spezzare l'albero. Insomma, questo metodo che ho adottato, diciamo, va bene per tutti quei piccoli alberi posizionati in piena terra, perché quindi soprattutto gli agrumi, e vi garantisco che funziona. Una cosa che volevo aggiungere è che il tessuto, ripeto, il tessuto non tessuto va bene per quelle zone dove la temperatura oscilla di 1-2 gradi, ma non va bene quando ci sono degli sbalzi di 5-7 gradi, cioè l'albero si brucia al giorno, questo accade. Invece con la mille bolle, il cartone alla base salva il tronco, ecco, e che offre, inoltre offre anche un equilibrio alla temperatura interna, non so il perché, però ripeto, mi trovo molto bene sia con le talee che faccio in autunno, sia con questi piccoli alberi posizionati in piena terra, e niente, provate perché funziona. In bocca al lupo.